Salve, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Iniziamo subito con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto due persone e denunciato una terza, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e accusati dei reati di porto d'arma clandestina, ricettazione e minaccia aggravata. In particolare, nella tarda serata di sabato sera, una donna ha chiamato la locale centrale operativa e in uno stato di grande agitazione ha richiesto l'immediato intervento dei carabinieri. L'operatore della centrale, la donna, ha spiegato di aver avuto un diverbio per l'affidamento del figlioletto di 2 anni con l'ex marito, FB, classe 95, con precedenti di polizia. Lo stesso, prima di allontanarsi, aveva affermato che sarebbe andato a prendere una pistola in suo possesso, con la quale avrebbe ucciso sia lei che i suoi parenti. Data la situazione di pericolo, la centrale operativa ha prontamente disposto l'invio di militari appartenenti al nucleo operativo radiomobile e alle stazioni di Petrosino e San Filippo, che si sono coordinati in modo da cinturare il quartiere in cui risiede la donna. Poco dopo i militari operanti hanno notato un'autovettura sospetta che si dirigeva proprio verso la casa della donna, con all'interno il 25enne accompagnato dal proprio padre, FM, classe 77, e dal fratello, FS, classe 2004. Nonostante l'alto imposto dal personale dell'arma, l'autovettura ha accelerato la propria corsa nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Nella circostanza, ai carabinieri non è sfuggito il lancio di un oggetto dal finestrino. Il dispositivo di sicurezza messo in campo dai militari dell'arma ha interrotto la breve fuga dei 3 uomini e ha permesso di recuperare l'oggetto che poco prima era stato lanciato dal finestrino, una pistola originariamente a salve modificata artigianalmente con l'applicazione di una canna e di un serbatoio contenente 6 colpi calibro 7,65. La pistola si presentava con il colpo in canna e pronta per sparare. Al termine degli accertamenti del caso e delle formalità di rito, il 25enne e il padre sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani in attesa di udienza di convalida, mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà al competente tribunale di Palermo. La pistola sequestrata sarà sottoposta a successivi accertamenti tecnico-balistici. La prontezza dell'intervento e la professionalità dei carabinieri ha scongiurato un possibile risvolto tragico della vicenda. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno messo in atto una serie di controlli mirati al contrasto di reati contro il patrimonio, contro la persona, spaccio di sostanze stupefacenti e volti al rispetto delle ancora vigenti normative anti-Covid-19. Durante il controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive alternative in esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, veniva tratto in arresto PG, classe 67. Dovendo scontare una pena di 1 anno e 8 mesi in regime di detenzione domiciliare. I carabinieri della sezione radiomobile deferivano in stato di libertà CN, classe 68, inatto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, in quanto durante un posto di controllo sorprendevano l'uomo alla guida della propria autovettura in violazione delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione nonché sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Domenica mattina invece i carabinieri di Marinella di Selinunte hanno sanzionato amministrativamente con la chiusura dell'attività per 5 giorni il gestore di un ristopub poiché consentiva a varie decine di avventori la consumazione di cibi e bevande sul posto senza far rispettare le regole circa il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della stazione di Favignana hanno sorpreso un ericino residente a San Vito Lo Capo, classe 96, in violazione degli obblighi della misura a cui è attualmente sottoposto. L'uomo, non potendo spostarsi dal comune di San Vito Lo Capo per eludere un eventuale controllo lungo il tragitto da parte di pattuglie su strada, decideva di trascorrere una giornata fuori porta noleggiando un gommone direzione Favignana. Giunto nei pressi dell'isola, però, ha dovuto fare i conti con i carabinieri,
impegnati in servizi di perlustrazione sia a terra che in mare con battello pneumatico CC-405. Il natante del malcapitato veniva intercettato all'ingresso del porto e sottoposto a controllo subito dopo l'ormeggio. Gli accertamenti seguiti acclaravano la sua indebita presenza sul luogo, poiché è inatto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Vitolo Capo e pertanto segnalavano alla locale procura il fatto, richiedendo l'emissione di una misura cautelare più adeguata. Rimane alta l'attenzione dei carabinieri nelle Egadi, soprattutto in questo periodo, su persone e turisti in ingresso sulle isole, con qualsiasi mezzo, con prezioso supporto del battello pneumatico che, oltre ai controlli in mare, garantisce tempestività negli interventi e la possibilità di raggiungere le tre isole in pochi minuti. Occupiamoci adesso di Covid-19, le ultimissime. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di una unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 23 persone, 3 in più rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 114 persone, 1 il decesso. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 111. I tamponi molecolari processati sono stati 2.346. I tamponi rapidi sono stati 2.174. Questo è il report dei nuovi positivi nelle province: 20 ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 37 a Catania, 0 a Enna, 3 a Messina, 5 a Palermo, 3 a Ragusa, 3 a Siracusa, 11 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 3.774.352. Parliamo adesso della città di Marsala e di politica. Risolta la situazione di pericolo che si era creata lungo lo scorrimento veloce Marsala Aeroporto, temporaneamente chiuso a causa di un grosso masso che rischiava di precipitare lungo la carreggiata. L'assessorato ai lavori pubblici, diretto da Arturo Galfano, ha disposto un tempestivo intervento per mettere in sicurezza la viabilità, eliminando di fatto il pericolo della caduta del masso. La presenza del pericolo era stata segnalata da una cittadina, poi trasmessa alla Polizia Municipale dallo stesso sindaco Massimo Grillo, consentendo l'intervento anche ai vigili del fuoco. Ora, con l'eliminazione del pericolo, il tratto dello scorrimento veloce interessato, quello tra le due gallerie, è nuovamente transitabile. Buona partecipazione di donatori ieri nella giornata che l'Avis Marsala ha dedicato a Erina Monti, una proposta avanzata dai figli e dal marito Francesco Laudicina nel quarto anniversario della prematura scomparsa di una donna che, dell'aiuto verso il prossimo, aveva fatto la sua stella polare. Nella sede di Via Bruzzesi, i sanitari coordinati dal dottor Nunzio Ragona hanno accolto i donatori, circa una trentina, e quanti hanno voluto effettuare il test di idoneità, candidandosi a donare nelle prossime settimane il sangue. La presidente dell'Avis, Desiree San Martano, ha espresso la soddisfazione per questa rinnovata collaborazione con la famiglia Laudicina, auspicando che possa ripetersi in futuro. Finalmente torneremo ad avere un presidio estivo dei vigili del fuoco, ha dichiarato il sindaco del comune di Favignana, Isola Egadi, Francesco Forgione. Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo sottoscritto un'apposita convenzione con il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, il comando nazionale dei vigili del fuoco della Sicilia, il prefetto di Trapani, dottoressa Filippa Cocuzza, il direttore regionale dei vigili del fuoco della Sicilia Gaetano Vallefuoco e il comandante del corpo forestale regionale Giovanni Salerno. Non posso che esprimere soddisfazione per la sensibilità del capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, del dirigente generale del dipartimento Guido Parise e dell'onorevole Carmelo Miceli per l'impegno assunto lo scorso mese di maggio, sostegno della richiesta del nostro comune. L'onere finanziario, una differenza di quanto accaduto in passato, sarà a carico della regione, mentre il comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei vigili del fuoco, i relativi mezzi e le attrezzature antincendio. Il presidio sarà operativo ogni giorno con 3 unità di personale.
L'ASP di Trapani lancia campagna di comunicazione Pantelleria libera dal Covid, uno spot emozionale per sensibilizzare la necessità della vaccinazione. Pantelleria libera dal Covid è la campagna di comunicazione lanciata dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani per la sensibilizzazione di tutti gli abitanti e turisti che popolano l'isola nel periodo estivo sulla necessità e sull'importanza della copertura vaccinale contro il Covid-19. L'iniziativa è affidata al testimonial molto speciali, i medici di medicina generale che operano sull'isola e che attraverso un annuncio simbolico veicolano un messaggio di ritorno alla normalità e ripresa di fiducia nel futuro ed è rivolta a tutti i cittadini che vorranno aderire alla vaccinazione. La campagna è realizzata dall'agenzia Yellow Comunicazione, coordinata dall'ufficio stampa dell'ASP di Trapani, sarà diffusa su media e social con uno spot emozionale che valorizza l'immagine semplice ma fortemente evocativa dell'isola in tutta la sua suggestiva bellezza, come simbolo di forza e metafora di protezione e libertà. Breve break pubblicitario. Non lasciateci, torniamo subito. La vita deve tornare ai colori. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. I sottoprezzi di giugno di Bianco Market. Calze cotone corte Pierre Cardin, 5 paia, 4,90 €. Calze sneaker filo di Scozia elasticizzato Pierre Cardin, 3 paia, 4,90 €. Telomare spugna Marta Marzotto, 4,90 €. Coprisedie maiolica, confezione 6 pezzi, 9,90 €. Set 3 pezzi, telo bagno più asciugamano più ospite, 4,90 €. Polo uomo Lonsdale, 7,90 €. Bianco Market. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Prezzi di giugno di Bianco Market. Short Lonsdale 7,90 €. Tris bagno Andromeda antiscivolo 7,90 €. Telo bagno in microfibra 100x150 3,90 €. Nuovi arrivi vestitini Marta Marzotto a partire da 19,90 €. Nuovi arrivi puff contenitore lino 9,90 €. Panche contenitore lino 14,90 €. Bianco Market. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazzara del Vallo.
Vuoi sapere cosa ho scelto per le mie nozze? Beh, i fiori più freschi e profumati, le bomboniere più esclusive, il ristorante più buono che ci sia, il vestito perfetto per me, il fotografo, ma ovviamente Francesco Vivona Foto. Per il mio giorno più bello ho scelto solo il meglio. Fai come me, scegli Francesco Vivona Foto. Francesco Vivona Foto è a Trapani in via Vespri 62. Visita il sito www.francescovivonafoto.it. La vita deve tornare ai colori. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. Per una corretta visione, risintonizza il tuo televisore o il decoder. Canale 2 sul canale 297, canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. www.canale2tv.com. Canale 2, canale 297 e canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. Risintonizza automaticamente il tuo televisore o il decoder. Sarà tutto un altro vedere. Prima di concludere, la pagina sportiva. La Sicilia si esalta alla Coppa Paolino Teodori, alla gara ascolana del campionato europeo italiano velocità montagna. I piloti della regione hanno colto importanti risultati con Cubeda terzo assoluto, Fazzino e Caruso in top ten e Martina Raiti prima tra le lady, settimi, bravo tutti. Si è avuta questa gara a Roccamolera, Messina, un'esaltante 60ª Coppa Paolino Teodori per i piloti siciliani impegnati nel quarto round di campionato europeo di italiano velocità montagna che si è svolto alla gara marchigiana. Il delegato fiduciario ACI Sport Sicilia ha immediatamente fatto giungere le congratulazioni ai piloti della nostra regione che si sono particolarmente distinti nella competizione internazionale. Tre drive siciliani in top ten, il catanese Domenico Cubeda è salito sul podio europeo dopo una gara perfetta su due salite praticamente identiche al volante della Osella FA 30 Zitec. Dunque una gara veramente esaltante che ha dato grandi soddisfazioni a tutto l'ambiente dei piloti siciliani. Termina qui l'odierno appuntamento con l'informazione. A domani.